Così ragazzi, eccoci qua, benvenuti, benvenuti al Django Night, benvenuti con questi grandissimi ballerini, ballerini di fama mondiale, ok? Questi sono ballerini riconosciuti in tutto il mondo e mo andiamo a conoscerli tutti quanti, andiamo a conoscerli, anzi, iniziamo da lui, del suo creatore, ok? Abbiamo qui a signor Chiquito. Ciao ragazzi, Chiquito, Dominican Power, niente, presente qua al Django Disco Night. Questa sera, tremenda serata, contentissimo di essere qua, grazie a Dorian, grazie a Mr. Boris che come sempre chiedono il nostro lavoro e siamo felici di essere qua, abbiamo fatto una bella serata. Abbiamo insieme anche a... Ciao, sono Miguelito, Dominican Power, felicissimo di essere qua questa serata, molto forte, Roma attacca. Andiamo alla parte femminile con... Alice, ciao a tutti, e contenta, felicissima, onorata di stare qui per la prima volta per me. E niente, è stata una bellissima serata e niente, contentissima. Bellissima ballerina. Io sono Valentina, Dominican Power, anche io molto contenta di essere qua. Abbiamo finito da poco di ballare, è stato divertente e tra un po' andiamo a ballare ancora. Manca ragazzi, allora facciamo così. Domandiamola a Chiquito un attimino come ha creato lui questo bellissimo gruppo, questo bellissimo complesso, ok? Vabbè, diciamo che l'idea è nata più o meno a fine 2006, inizio 2007, insieme alla mia prima ballerina Lissi e poi di conseguenza Mr. Miguelito, ma con Miguelito ci conoscevamo già da molti anni prima. Quindi diciamo che abbiamo 10 anni di Dominican Power, ok? E questo ci fa molto felici. Abbiamo trovato, diciamo, una strada a senso unico. Questo intendo dire, con questo intendo dire senso unico. Abbiamo trovato uno stile, una... abbiamo personalizzato, abbiamo dato, diciamo, odiamo tuttora, diciamo, uno stile unico che ci permette di identificare un po' il gruppo tra tanti altri artisti altrettanto bravi, ecco. Quindi siamo qua dopo 10 anni e proviamo e cerchiamo sempre di migliorarci, rimanere allievi e dare il meglio di noi, ecco, al nostro pubblico. Bueno, ragazzi, andiamo a conoscere anche un po' di più, andiamo a approfondire un po' di più la nascita di questo bellissimo gruppo. Andiamo a approfondire insieme, Chiquito. Allora, che dire, noi intanto siamo una larga famiglia, siamo una grande famiglia, siamo in 8. Ok, quindi salutiamo anche gli altri componenti che sono a casa. E cosa dire? Nato, come avevamo detto prima, nel 2007, riusciamo a mantenere un certo margine di lavoro grazie al nostro impegno. Giriamo il mondo, almeno 35, a volte anche 40 paesi all'anno. E quindi questo è una grande responsabilità. 2 o 3 volte il tour in Italia, e non è semplice, ma siamo qua apposta, quindi quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Che altro dire? Ci sono tante altre novità, lo spettacolo nuovo è in arrivo, tra un paio di mesi saremo fuori con le novità, e arrivano novità sia a livello di cinema, diciamo cinematografico, e anche a livello TV nazionale, come facciamo diverso da ormai 3-4 anni. Che dire ancora, ci sono delle novità che non possiamo dire, non possiamo svelare, quindi è meglio, però esatto, però devono arrivare, abbiamo un po' il limite di parlare di determinate cose, però arrivano, quindi a livello di cinema arriva sicuro, è solo questione di tempo. Ok, i congressi, avete algún congresso, qualcosa de, allora, qualcosa sì. de che viene, che sta arrivando? Allora sì, per quanto riguarda i congressi abbiamo il MIF, una realtà già diciamo fatta, creata da un paio d'anni, Milano International Festival, insieme ai miei soci, perché non è solo mio, quindi Fernando Sosa, Adolfo Indacocea e Mr. Tito Petronio. Quindi questo è un evento che abbiamo creato 2 anni fa, sta andando molto bene, ha già diciamo una buona visibilità a livello internazionale. Poi adesso Dominican Power a creare un nuovo evento che si chiama The Urban Dembow Reggaeton Contest, che sarà a fine aprile, primo maggio, è una realtà nuova e
diciamo così, che dedichiamo una realtà o dedichiamo qualcosa al mondo urban che non c'è, solo esclusivamente dembow, reggaeton, hip hop, kuduro, dancehall, e abbiamo noti artisti sia a livello di hip hop che a livello nazionale, internazionale di salsa, ecco. Quindi questo è quello che sta arrivando, diciamo, come novità. Ok, dei congressi, avete algún congreso, qualcosa de, allora, qualcosa sì. de che viene, che sta arrivando? Allora sì, per quanto riguarda i congressi abbiamo il MIF, una realtà già, diciamo, fatta, creata da un paio d'anni, Milano International Festival, insieme ai miei soci, perché non è solo mio, quindi Fernando Sosa, Adolfo Indacocea e Mister Tito Petronio. Quindi questo è un evento che abbiamo creato 2 anni fa, sta andando molto bene, ha già, diciamo, una buona visibilità a livello internazionale. Poi adesso Dominican Power va a creare un nuovo evento che si chiama The Urban Dembow Reggaeton Contest, che sarà a fine aprile, primo maggio, è una realtà nuova. E diciamo così, che dedichiamo una realtà o dedichiamo qualcosa al mondo urban che non c'è, solo esclusivamente dembow, reggaeton, hip hop, kuduro, dancehall, e abbiamo noti artisti sia a livello di hip hop che a livello nazionale, internazionale di salsa, ecco. Quindi questo è quello che sta arrivando, diciamo, come novità. E ecco ragazzi, è arrivato il momento per me il più bello, perché arrivano le donne, capito, le ballerine. Qui abbiamo le stupendissime ballerine, però andiamo a fare una domanda a Alice, una domanda molto importante, ok? Alice, visto che tu porti anche il nome della prima ballerina, no? Dimmi come si sente adesso che non c'è lei, perché c'è adesso è mamma, una bellissima mamma. Come ti senti? Come ti senti adesso nel gruppo occupando praticamente la posizione? Allora, premetto che non è stato facile, perché comunque l'Alice ha molta più esperienza di me, è nel gruppo da tantissimo tempo, ha confidenza quindi con tutto il gruppo, anche con i fan, con il pubblico, cosa che io comunque ancora non avevo all'inizio, quindi comunque è stato difficile prendere un po' questa confidenza con, appunto, con i fan e anche soprattutto con il pubblico e soprattutto con me stessa, perché insomma, per quanto riguarda l'autostima, diciamo così, non sono partita proprio al 100%, no? E logicamente penso, perché alla fine quando hai alle spalle una ballerina così grande, comunque, che è conosciuta da tutti, è ammirata, è stimata da tutti, logicamente credo sia anche un po' normale, no? Sentirsi in questo modo. Ora diciamo che sto prendendo forse la via giusta e quindi mi sento molto più a mio agio, sicuramente con una grandissima responsabilità che ancora devo un attimo prendere un po' così sotto mano, no? E, però diciamo che penso di riuscire di stare facendo la cosa giusta, quindi di prendere la strada giusta ora. Aver imboccato, ecco, la strada, la secondo via giusta, me, diciamo. Secondo me va quella via giusta. E quindi niente, ovvio, grandissima responsabilità, quindi, però insomma questo è anche uno stimolo, no, per andare avanti, quindi avere alle spalle comunque una base, una persona che comunque ti segue, ti spinge, così come Chiquito, così come tutti gli altri del gruppo, dà comunque uno stimolo, quindi è una responsabilità bella però. Brava, vuol dire che è una sfida anche per lei, ok? Andiamo alla seconda ballerina, stupenda, bellissima. Però a lei le domandiamo cosa pensa lei, cosa sente lei del ballo, di quello che fa, eh? Potrei parlare per molto tempo. Allora, stringendo, sono nata ballando, ballo da 22 anni, studio da 22 anni, faccio danza da quando sono piccola. E quindi le giornate sono tutte dedicate al ballo, o studiare o provare o comunque insomma sempre a scuola, la Power Academy Dance School di Cesena, e quindi ballare è la mia vita, non potrei, cioè è la frase fatta, però è vero, non potrei vedermi altrimenti. Sì, allora abbiamo sentito le bellissime ballerine, andiamo a uno dei ballerini che ci manca ancora, ok? Ecco qua, mister! Ciao, sono Miguelito, Dominican Power. Beh, che dire, sono da qua da quasi quando è nato il gruppo, quindi
per me è sempre stato un onore ballare con Chiquito, oltre ad essere un amico, è stato sempre anche un esempio di ballo, per cui è bellissimo riuscire a coniugare queste due cose e passare il tempo facendo quello che ti piace con una persona con cui stai bene, ti diverti come il resto del gruppo. Ne sono passati tanti, quindi diciamo che noi abbiamo preso un po' il conto di tutti i ballerini che sono passati da noi, ma rimangono sempre parte della famiglia. Alice, anche se non è qui con noi, è come se lo fosse sempre, per cui niente, è ancora nel gruppo, quindi ovviamente adesso non è un lavoro facile, quindi diciamo che bisogna stringere i denti, sono tanti sacrifici, sia personali, della famiglia, del tempo libero, però ha le sue soddisfazioni, ok? C'è da dire che ovviamente, come ripeto, ribadisco e sottolineo, fare questo lavoro con delle persone con cui stai bene è già un vantaggio, già una partenza molto, molto buona, per cui glielo auguro a tutti quanti. Grande, grande, grande. Allora, noi finiamo un attimino con il mister, hai visto? Alla grande. Finiamo con il mister e domandiamole progetti futuri, no? Qualcosa che sta per accadere. Beh, cosa sta per accadere? A parte la pioggia? Beh, spettacoli nuovi, diciamo tra sì, un mese e mezzo, due massimo, arriva la novità, quindi lo spettacolo dell'anno, ecco, che noi ci mettiamo almeno 6-7 mesi a prepararlo ed è quello che poi gira tutto il mondo. Quindi debutterà questo che si chiama Dreaming Magic, quindi daremo qualcosa di innovativo anche a livello di show, a livello di... il nome dice tutto, quindi Dreaming Magic, perciò aspettate qualcosa di bello, almeno spero. E poi niente, novità TV arriveranno, stanno arrivando, quindi a breve usciranno anche questi tipi di novità qua. E come ho detto prima, a livello di cinema... Latin Dream sta arrivando, quindi vi ho già svelato anche il nome, perciò. Avete capito? Questa è la novità, ragazzi. Di cui abbiamo iniziato, guarda, siamo qua alla TV. Ah, sì, 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 quello sì, quello sì. Vabbè, siamo partiti. Parlando con le stelle ormai dal 2012, quindi ci sta. Qui a Roma poi, tra l'altro, la Rai è a Roma, qua vicino. E grazie a tutti voi ragazzi, grazie a Dominican Power, ragazzi, a questo bellissimo gruppo. Mi raccomando, ballate. Ci vediamo.